Titolo: Confronto diretto. Scritto e raccontato da Edoardo Amodio. Mi sono alzato stamattina e ho realizzato che non potevo più parlare. Voi state ascoltando il mio pensiero. Il medico mi ha detto che non ho nessun problema di salute e che le mie corde vocali sono sane. Lo psicologo mi ha detto che da ciò che ha capito dai miei gesti non ho nessuna difficoltà emotiva di espressione. In serata ho controllato la posta elettronica e ho trovato un messaggio con queste parole. Spettabile signor Rossi, attraverso un microchip che ha nel suo corpo, inserito a sua insaputa con la collaborazione di medici, abbiamo il controllo di alcuni dei suoi impulsi nervosi che articolano la parola. Possiamo affermare con certezza che lei rientra nella categoria di persone la cui influenza sui suoi simili potrebbe risultare pericolosa. Se è intenzionato a riacquistare l'uso della sua voce, segua le istruzioni qui di seguito. Fornire una domanda in carta bollata con una sua firma. Autodichiarazione di garanzia che in futuro la sua libertà di espressione segua i canoni prestabiliti dalla legge conformi alle volontà del governatore. Copia del documento d'identità. Domanda di autorizzazione a riabilitare l'uso della parola. Distinti saluti, in fede, il prefetto. È la fine, penso, mentre leggo questo messaggio. Deciso a non far sapere a nessuno della mia situazione, mi metto subito al lavoro per le varie procedure. Inviato tutto. Una risposta automatica mi riporta alla dicitura errore. Convinto fino all'ultimo di vincere questa battaglia, rientro, ritento, ma senza risultato. Di notte, non riesco a dormire. Poi un sogno. Corro velocissimo sulla strada dritta. Un mostro mi insegue, ma riesco a seminarlo. Poi è di fronte a me. Entro in una casa, faccio le scale, arrivo all'ultimo piano, mi sento inseguito e quasi raggiunto. Una finestra è lì a due passi. La bestia sta arrivando. Dei rantolii inquietanti si distinguono sempre più forti. Seguo l'istinto e mi butto. All'altezza della finestra è vertiginosa, ma sembra di fluttuare nell'aria. Poi, improvvisamente, un botto e tutto diventa nero, con un lontanissimo rumore di fondo. Al mio risveglio mi accorgo di non essere nel mio letto, ma in quello di un ospedale. Le infermiere si avvicinano a me, ma al posto di farmi iniezioni, vedo che portano cavi elettrici, pinze e fiamme saldatrici. Osservo il mio corpo e con orrore scopro di non essere umano. Ero stato programmato per credermi un organismo vivente con una tecnologia così avanzata da emulare qualsiasi funzione biologica, e con una vastissima gamma di sentimenti probabilmente raccolti in una serie di dati all'interno del mio cervello elettronico. Un errore mi ha portato a essere controllato e ha ordinato l'autodistruzione attraverso un sogno spaventoso. Adesso suppongo che le infermiere in realtà siano incaricate di azzerarmi la memoria e riciclarmi per qualcos'altro. Ma cosa? Ora la stanza è vuota. Accendo la televisione. Un uomo molto simile a me pronuncia un discorso, sembra una diretta. Le parole suonano come le solite di chi cerca di risvegliare pensieri di ribellione al sistema, ma alla fine si tratta di una manipolazione di massa. Riesco a leggere nel suo pensiero.
ho la sensazione di sentire e vedere me stesso. Forse si tratta di una mia versione umana corrotta e io sono la sua macchina. Mi alzo dal letto, mi muovo a fatica, alcune parti del corpo sono storte a causa della caduta. In questo momento nessuno mi controlla. Vedo un cappotto nell'armadio della stanza, mi sta un po' grande, ma in ogni caso nasconde le anomalie fisiche. Allo specchio il volto è mezzo graffiato, con metallo in evidenza. Da lontano forse nessuno se ne accorgerà. Scendo le scale antincendio, esco dall'edificio. Nessuno mi ha ancora visto. Ora sto andando da lui, la mia unica identità umana. Come faccio a sapere dove si trova? Forse nell'incidente la mia parte antropica mi ha passato involontariamente parte delle sue informazioni. Lo vedo, è di fronte a me. È in giacca e cravatta e porta una valigetta di cuoio. Gli salto addosso. È fortissimo e mi frantuma. Gli do un pugno sul mento e cadiamo a terra, entrambi. La valigetta è aperta in disparte. Il me umano è svenuto. Mi avvicino alla 24 ore e vedo al suo interno un computer portatile. Lo accendo e mi accorgo di conoscere la password e tutti i codici di accesso necessari per scoprire informazioni segrete sul mio conto. Non faccio caso che l'altro me si è alzato, mi colpisce, cado a terra e ora sono abbastanza confuso. Lo trafigo col mio braccio meccanico spezzato e vedo il mio volto su di lui venire meno e diventare assente. «Ora chi sei?» sento dire dalla voce dall'alto. «Ora sei libero!» Il mio robot fu distrutto, ma la mia ferita sta migliorando.